Siamo rischio a questo terzo incontro di questo ciclo di percorsi dell'arte che vede l'Accademia impegnata a tracciare un itinerario dentro il territorio del mito inglese. Questa serata sarà dedicata a Scintore Funzione e l'affronteremo con il professor Zuccheri, che ci condurrà mano a mano, immagino, verso un artista abbastanza straordinario che le cronache, diciamo, però della storia dell'arte ha già indicato come figura, diciamo, di primissimo piano, ma che in qualche modo è rimasto schiacciato da fenomeni straordinari che in quel giro di anni si sono prodotti e che l'hanno un pochino, diciamo, fatto diventare una figura da intenditore. Abbiamo delle presenze appunto nel mito inglese, ma abbiamo delle opere straordinarie a Roma. Dandomi il benvenuto, lascio immediatamente la parola perché ho una curiosità e non vedo l'ora di sentire la serata come proseguire. Grazie al nostro presidente Gianni Gessì di aver portato il saluto e volevo ricordare, tra le altre cose, che c'è sempre un carattere di necessità nelle operazioni che facciamo, nelle conferenze, negli incontri, e in particolare adesso ho ricostruito che sono i 450 anni esattamente dall'ingresso di Scipione Puzzone nel 67, allora mi pare giovanissimo, all'interno dell'Accademia di San Luca. Potrei dire che è interessante come ho ricostruito egregiamente Marco Pupillo a più riprese, sia nel catalogo della mostra di Gaeta, sempre curata da Alessandro Zuccheri con Alessandra Conci del 13, successivamente con un altro intervento nel primo numero della collana diretta sempre da Alessandro Zuccheri, ha ricostruito straordinariamente Pupillo i rapporti, diciamo, le difficoltà tra Federico Zuccheri e Scipione Puzzone, per cui tutto questo mi sembra che abbia molto a che fare con l'interesse, oltretutto nel giorno di San Luca, per l'Accademia. E ricordo anche, metodo non trascurabile, che tutti i disegni della Cappella Bandini, qui c'è uno dei capolavori, diciamo, dopo la straordinaria prova della Immacolata Concezione di Ronciglione, per cui i percorsi nell'arte di Tervese appunto ci hanno permesso di ricostruire dalla Cappella Mazzatosta di Lorenzo da Viterbo con Claudio Frinati, all'intervento di Franco Purini al Teatro dell'Unione di Vespignani, di cui si conservano all'interno della San Luca i disegni, anche con la tappa appunto dedicata a Scipione Puzzone da Alessandro Zuccheri, ci pare un elemento di grande importanza, perché tutti i disegni della Cappella Bandini, che è il grande capolavoro, diciamo, che precede l'altro grande capolavoro rimasto incompiuto e anche pieno di problematiche, quello per Santa Caterina della Rosa, Santa Caterina dei Funari, quadro incredibile, rimasto probabilmente incompiuto, ma anche che ha anche una storia straordinaria di essere stato trattenuto per 4 anni dal figlio, e poi interviene anche Pomarancio, forse solo come mediatore e non come completamento dell'opera. Insomma, sono tutti elementi che danno a questa occasione dell'Accademia un elemento di grande importanza e di grande volontà di primazia. La parola ad Alessandro. Grazie. Sì, grazie. Ho scelto questo tema per due motivi, oltre al fatto di essere occupato di Scipione Puzzone di recente per occasioni che Moschini ha ricordato. Il primo motivo è dato proprio dal legame tra Scipione e la compagnia di San Luca prima che nel 93 venisse Accademia con la decorazione. Il Gaetano si scrisse nel 1567, 450 anni fa, e militò nella compagnia fino al dicembre 1583, divenendo console più volte. Nell'82 sicuramente, prima di uscire, ma ne uscì per il litigio ora ricordato con Federico Zuccheri. Oltre alla rivalità ormai consolidata tra i due pittori, la causa scatenante fu che Scipione aveva restaurato il quadro di San Luca che ritrae la Vergine, che è davanti a voi, allora attribuito a Raffaello. Aveva osato apporvi un finto cartiglio con la propria firma. Federico, tornato a Roma, vide l'accaduto, raschiò
il cartellino con la firma posta da Scipione, ne nacque naturalmente una zuffa, dice, addirittura con tanto di spada e pugnale, quindi un incontro pericoloso. Non mi soffermo su questo episodio che è stato esaminato tante volte, in particolare da Marco Pupillo, come è stato ricordato, il quale ha notato la coincidenza dell'uscita di Pulzone con il ritorno a Roma di Zuccari proprio alla fine del 1593. Dunque, il principe, il console, che aveva l'ambizione di essere principe, cedette il posto per questo motivo al suo rivale, che infatti poi fu colui che siglò la nascita della nuova Accademia nel 1593. Il secondo motivo è che quest'anno ricorrono 60 anni dalla pubblicazione della monografia su Pulzone di Federico Zeri. Partiamo da Zeri. Nel 1957, nel suo libro, Zeri notava: la letteratura artistica più recente ha eclissato il vero senso dei ritratti di Scipione Gaetano. Attenzione, Zeri non amava il termine Pulzone, e sono interessanti le lettere poi pubblicate con l'editore Einaudi, in cui dice: no, nel titolo non va messo Pulzone, la gente chissà che cosa pensa, perché è un nome per, a quel tempo, considerato sconveniente. E continua Zeri con una tenacia sconcertante, attribuendo al pittore la fisionomia dello specialista, ha gettato un velo sui suoi quadri del soggetto sacro. In una battuta, Zeri compì un'operazione di grande rilevanza, considerando un artista che aveva avuto una fama ininterrotta e che invece si era eclissato rispetto all'interesse degli studiosi per il fatto di appartenere al cosiddetto periodo della controriforma. Zeri condivise la lettura crociana della controriforma come struttura unitaria e oscurantista, nonostante l'impostazione di studi storici avviata da Cantimori e da Iedin, per altro verso, avevano rivisto questa posizione, nonostante mantenesse una visione crociana della controriforma, intuì l'importanza di molte espressioni cosiddette controriformate, tra le quali quella di Scipione, focalizzando l'attenzione sul ruolo dei gesuiti e vedendo nell'azione dei gesuiti anche non solo un elemento positivo ma molti caratteri innovativi. Fu per quel tempo, nel 57, un'operazione straordinaria importanza. Ciò nonostante, poi si continuò a leggere Scipione in questa chiave, seppur con sfumature diverse. Oggi, riesaminare la produzione di Scipione dopo le indagini degli ultimi decenni e la mostra di Gaeta del 2013 ci permette di confermare qualcosa che Zeri non gradiva molto: il fatto che Pulzone per tutta la vita fu un eccellente specialista, ma non solo nel ritratto, come Zeri peraltro ha dimostrato, ma anche nella pittura sacra. Scipione, a differenza dei più accreditati artisti del suo tempo, non eseguì mai opere di tema mitologico, allegorico o emblematico. Munito di una tecnica raffinata, fu abilissimo negli effetti mimetici e nella resa lenticolare dei dettagli, versato nel paesaggio ma poco ferrato nello studio della prospettiva, tanto che gli elementi prospettici sono ridotti al minimo nei suoi dipinti. Un dato questo che non era stato ancora messo in evidenza, ma che invece motiva, almeno aggiunge un motivo a quella predilezione per la dimensione acronica che Zeri ha individuato nella sua vita. I suoi quadri di storia sono tutti di argomento religioso e, diversamente dal suo maestro Jacopino del Conte, non praticò l'affresco, escludendosi così dalle innumerevoli campagne decorative del suo tempo. Con questa scelta, derivante da una specifica formazione, probabilmente già a Gaeta e poi a Roma, Pulzone precorse l'opzione totale per la pittura a olio compiuta da Caravaggio, il quale tuttavia
dove aveva impiccato l'affresco quando era a bottega da Peterzano. L'esclusività della tecnica d'olio, dovremmo, ecco, non si riesce, si può riportare, però. Se non spegne le luci non vediamo niente. Ecco, no, ma soprattutto vorrei far vedere quello scorcio, non si riesce, non importa, poi ci torniamo. L'esclusività della tecnica d'olio nell'opera del Gaetano non fu dettata soltanto dalla sua propensione per la pittura da cavalletto, ma anche dal tipo di mercato che gli si era dischiuso a Roma, determinato dalle famiglie aristocratiche e da autorevoli membri del collegio cardinalizio. Solo così Scipione passò dalla specialità del ritratto alle pale d'altare e ai quadretti di privata devozione. Scipione infatti licenziò il suo primo dipinto da chiesa nel 1575, quando era ormai più che maturo. Su richiesta del protettore Marcantonio Colonna, e solo nel 1581 eseguì una grande pala d'altare dovuta al suo rapporto col circuito degli Orsini e in particolare con Porzia dell'Anguillara, che assieme a Beatrice e Giovanna Caetani fu la probabile tramite per il primo lavoro per i gesuiti nella cappella della Madonna della Strada, quando affiancò Valeriano nell'esecuzione delle Storie della Vergine. Queste alcune premesse per capire a fondo l'arte di Pulsone. Va inoltre considerato che egli, in qualità di ritrattista, fu un raffinato interprete delle rigide istanze elitarie e neofeudali, come le definì Zeri, dell'aristocrazia romana e dei potenti dell'Europa mediterranea. Ma sul versante della produzione sacra non fu, come spesso si afferma, un pittore ufficiale della Controriforma. Lo conferma anche il fatto che non partecipò a nessuna delle imprese artistiche di committenza del Pontificio, né realizzò pale d'altare patrocinate dalle autorità diocesane. Se la categoria di pittori di corte si attaglia perfettamente al Gaetano, più complessa e differenziata è la sua posizione per ciò che riguarda le opere di tema religioso. Ed è questo il punto di partenza che ritengo necessario per comprendere Scipione, il quale, come dice il titolo della conferenza, appare sempre più come un artista di transizione, capace di muoversi abilmente e consapevolmente tra anacronismi e modernità. Un colo d'ombra purtroppo continua a oscurare la giovinezza di Scipione. Non sappiamo nulla della sua nascita e si continua a discutere sull'anno di nascita. Baglione sappiamo che morì nel febbraio 1598. Baglione dice che morì giovane, preso da dolori addominali terribili, cosa sicuramente romanzata, all'età di 38 anni. Cosa che sicuramente non corrisponde, perché noi sappiamo che Scipione Pulsone nel 1567 è già un artista affermato ed entra nell'Accademia di San Luca e il Cardinal Alterps gli commissiona dei ritratti. Quando è nato Scipione? Sì, per dirla in sintesi, gli studiosi si sono ultimamente accordati per il 1544. Avevo trovato in Ottavio Gaetani d'Aragona, un erudito di Gaeta, studioso delle carte d'archivio, la data di nascita 1540, ma non avendo, diciamo, conforto su questa ipotesi, Vannulli continua a insistere da altri sulla data 44. Ma c'è una novità. Riccardo Gandolfi, come molti sanno, ha scoperto le inedite vite degli artisti di Gaspare Celio, che naturalmente contiene quella del Gaetano, il quale sostiene che morì ad anni 63. Tutto questo sposterebbe la data di nascita al 1535, forse anche questa è un'indicazione esagerata, ma indubbiamente già denota tutto ciò l'incertezza sull'anno di nascita e quindi su tutta la prima parte della sua vita, che è oscura fino al 1567. Per altro verso, Celio dice
che venne a Roma lasciando la casa sua molto povera, partì da Gaeta di anni 15. Questo è un dato piuttosto convincente, vuol dire che Scipione aveva compiuto la sua prima formazione proprio nell'adolescenza, come avveniva, è un'età che si avvicina ad esempio a quella di Caravaggio e di altri artisti. Compiuta la sua prima formazione a Gaeta, venne a Roma, ma non sembra essere entrato subito nella bottega di Jacopino del Conte, perché Celio dice che fu al servizio di Vari fino poi ad entrare nella bottega di Jacopino. Sono elementi che indubbiamente poi vanno sondati, approfonditi e sui quali resta un grosso punto interrogativo. In ogni caso, il rapporto con Jacopino fu segnato dalla relazione con gli Orsini. Nella vita di Scipione Puzzone, gli Orsini hanno avuto un ruolo determinante per una serie di opere a lui commissionate. Possiamo vedere ad esempio il ritratto identificato come Eleonora Orsini di Adriana Mendola, che sta a Pitti, bellissima opera che tra l'altro mostra la grande differenza sulla produzione immatura di Jacopino del Conte, grande artista ma che si andò come raggelando nello stile, nella composizione, e mostra la notevole finezza raggiunta da Scipione nella piena maturità, anzi verso la vecchiaia. L'unico elemento che è emerso negli ultimi anni che può accostare l'attività di Scipione e Jacopino è questo ritratto rinvenuto di recente sul mercato. Come leggete nella scritta, finito a di 21 d'ottobre 1568, Giovan Battista Giordani di anni 69, eccetera, eccetera. È la scritta apposta sul retro della tavola. E qui vediamo un eco di Jacopino nel taglio della figura, anche nello stile, la cura di alcuni particolari come queste bande probabilmente di velluto che sono sull'abito. Chi è questo Giovan Battista Giordani? È stato ipotizzato anche giustamente che fosse il notaio di fiducia di Cosimo I. C'è un Giovan Battista Giordani notaio. Il rapporto tra Pulsone e la Toscana è notevole, sarà poi il ritrattista dei Granducchi, ed è quindi un elemento che ci permette di chiarire qualcosa del rapporto tra Pulsone e il mondo nel quale si è formato, ma in realtà tutta la produzione successiva di Jacopino resta ben poco. Probabilmente già da giovane Scipione poteva aver maturato in patria un'attenzione per la pittura nordica e a Roma poteva ammirare modelli più moderni, in particolare gli splendidi ritratti di Antoni Smov che anche Zeri, sulla scorta di un'intuizione di Lanzi, ha individuato come sua fonte di ispirazione. Questi ritratti, naturalmente sono moltissimi, Pulsone ebbe successo attraverso il ritratto, li vedremo scorrere lungo il percorso, ma ci fermiamo solo su alcuni, anche per individuare i personaggi con cui entrò in contatto. Dei vari ritratti del cardinale Ricci, di cui più noto è la tela datata 1569, che si trova ad Harvard, sono stati presentati nella rassegna gaetana i due esemplari conservati a Roma, vale a dire quello di Palazzo Barberini e quello della collezione Massimo. La versione di Palazzo Barberini si conferma autografa come la gemella americana, nella quale Zeri ravvisava una più scrupolosa descrizione del modello sorretto da una così meticolosa minuzia nel rendere i dettagli sia del fisico che delle fogge da suggerire subito il riflesso della spericolata bravura di certi ritrattisti del Cinquecento fiorentino. È un'individuazione importante che è stata compiuta da Zeri a partire
da quella intuizione importante che Zeri non cita, ma che è fondamentale e che lo precede, ed è l'abate Lanzi. Il confronto tra i due ritratti ha evidenziato però una qualità inferiore della versione Ricci Massimo, che sembra una buona replica di bottega a causa di una migliore peruzia esecutiva. Solo la pulitura del dipinto, la cui leggibilità è ridotta dall'opacità della verniciatura, potrà essere dirimente. Una battuta sull'effigiato. Giovanni Ricci da Montepulciano fu un personaggio decisivo nei rapporti tra Roma e Firenze, sia come cardinale Medici, amico di Cosimo I e protettore del cardinale Ferdinando, sia come collezionista e committente artistico. E non è irrilevante che fu proprio Ricci a ospitare Monsignor Giovanni della Casa negli ultimi mesi di vita. L'autore del Galateo morì a casa Ricci nel novembre 1556, lasciò generoso ospite numerosi suoi manoscritti. Dopo la scomparsa di Giulio III, che l'aveva eletto la porpora, Ricci entrò al servizio di Alessandro Farnese, rimanendo fino alla morte. Fu forse proprio Ricci a mettere in rapporto Pulsone con il gran cardinale. Alla mostra di Gaeta non è stato possibile esporre la versione maceratese del ritratto del cardinale Alessandro Farnese, ma solo quello della Galleria Nazionale dell'Arte Antica, databile al 1578-79. Entrambi sono problematici perché rivelano brani di livello altalenante che autorizzano a sospettare l'intervento di collaboratori. L'esemplare della Pinacoteca Comunale di Macerata, pur restando su più 10 a causa delle condizioni non buone del dipinto, è firmato e datato 79 e appare di migliore qualità, mentre la tela di Palazzo Barberini, che Zeri riteneva replica autografa, ma recusata da Mocchio Nori quale copia desunta dal modello marchigiano, non regge al confronto con altri autografi punzoniani. Ho presentato questi confronti per indicare un aspetto finora non evidenziato. Si riteneva che Pulsone eseguisse in prima persona tutti questi ritratti, oppure fossero repliche esterne. A mio avviso invece bisogna considerare che aveva a fianco a sé dei collaboratori che o intervenivano in un medesimo ritratto o erano autorizzati a realizzarne nella propria bottega delle repliche. È un problema completamente aperto. Un salto di qualità si registra nel ritratto del cardinale Giacomo Savelli, conservato nella Galleria Corsini di Roma. L'identità dell'effigiato è stata accertata da Cecilia Mazzetti, tuttavia la studiosa contraddice la cronologia tarda indicata da Zeri e propone una datazione intorno al 1576-78, per il fatto che il quadro appare più di ogni altro vicino al ritratto del cardinale Perrenot de Carvel di Londra, firmato e datato 1576. Tuttavia, l'estrema finezza del ritratto Savelli, in parte smorzata dall'ingiallimento della vernice, il vivido carattere introspettivo inducono a posticiparlo agli anni Ottanta, forse a poco prima della morte del cardinale avvenuta nel dicembre 87. Savelli fu vicario di Roma dal 60 e poi il primo a introdurre le riforme tridentine delle diocesi del Papa, a partire dalla visita apostolica del 1564-66. Lo straordinario dipinto, seppur impostato secondo un rigido schema tradizionale, denota rispetto ai precedenti una modernità di concezione nella resa naturalistica del personaggio, non solo nell'acume psicologico dello sguardo, ma anche nelle vesti più morbidamente contrassegnate e nel vibrante effetto luministico con i quali sembra precorrere il Caravaggio. È un confronto soltanto indicativo per dire che è un percorso nel quale Scipione si inserisce che poi giunge all'apice caravaggesco. Zeri escluse un rapporto stilistico tra i due pittori che per lui si esprimevano in due linguaggi diametralmente opposti. Eppure, nonostante la distanza che li separa,
confrontando la cosiddetta Lucrezia Cenzi di provenienza Barberini con il celebre ritratto di Fillide già a Berlino, non si può non constatare una filiazione o almeno un'attrazione del maestro milanese per quest'apice dell'arte pulsoniana datato 1591. Del resto, Hermann Foss sin dal 1923 aveva individuato in Pulsone una delle fonti di Meslisi. Se ci fosse bisogno di conferme, è sufficiente l'analogia tra l'aguzzino con i piedi sporchi della crocifissione di San Pietro in Santa Maria del Popolo e il ragazzo accovacciato sulla destra del martirio di San Giovanni Evangelista in San Domenico Maggiore, in base alla quale Zaeri ammette che il Caravaggio può aver tenuto presente alcuni spunti compositivi di Scipione. Date queste evidenze, si dovrebbe supporre un viaggio a Napoli del pittore lombardo precedente a quello del 1606-7. Ma le ultime ricerche di Dora Catalano, che attestano la realizzazione a Roma della pala pulsoniana e la sua conclusione nel 1595, inducono a pensare che egli l'abbia potuto vedere, il Caravaggio, l'abbia potuto vedere nella capitale pontificia prima della sua spedizione. È in uso al tempo esporre i quadri prima di spedirli per l'apprezzamento del pubblico. L'interesse di Merisi per la pittura di Pulsione riguarda anche la crocifissione commissionata da Monsignor Camillo Caetani per la chiesa oratoriana di Santa Maria in Vallicella. Nel formulare la pittura di Pulsone, è stata evidenziata da molti studiosi, riguarda anche la crocifissione di cui dicevo, che è esposta nella cappella accanto a quella che in origine ospitava la pala caravaggesca, è stata poi dopo le razzie napoleoniche portate in Vaticano. E non c'è da meravigliarsene, perché l'essenzialità della composizione, il pathos delle figure, l'incisiva regia delle luci e quel singolare effetto di buio creato con un ingegnoso sistema di velature indicano a quale grado di sperimentazione naturalistica fosse giunto il Gaetano con quest'opera. A ben vedere, in quegli anni la crocifissione è datata 1593, il restauro ha fatto emergere firme e date che non si leggevano. Ma i documenti accertano che fu eseguita tra il 1583 e il 1586. Non entro nel merito di una questione complessa, tuttavia la pittura di Scipione gareggia con il naturalismo di Santo di Tito e di altri riformati toscani, tanto da preparare la strada, come accennavo, allo scatto rivoluzionario del Medici. Del resto Pulsone, sebbene non sia un dirompente innovatore, ma si riveli un paziente e persino prudente sperimentatore, ha il merito di essere uno dei maestri che hanno saputo traghettare la pittura dal sofisticato retaggio del manierismo internazionale alle sponde di una nuova e più pregnante adesione al naturale, di cui è massima espressione l'ultima sull'assunzione di Santa Caterina dei Funari, che vedremo. Tra le personalità che il Gaetano ritrasse più volte, con le quali ebbe intensa relazione, figurano il connestabile Marcantonio II Colonna, protagonista della vittoria di Lepanto, poi viceré di Sicilia, il cardinale domenicano Michele Bonelli, nipote di Pio V e fautore della Lega Santa contro i turchi, entrambi accomunati dalla militanza filo-spagnola. I due personaggi furono decisivi per la carriera di Pulsone ed è probabile che abbiano influito anche sui suoi orientamenti culturali. Fu Colonna, dopo averlo ingaggiato come pittore domestico, a fargli eseguire la propria opera, la prima opera pubblica, il dittico di San Giovanni il Laterano, continuando fino all'ultimo a chiedergli ritratti e procurargli commissioni. Con Michele Bonelli il pittore ebbe uno stretto rapporto che iniziò quando Pio V gli fece fare il proprio ritratto attorno al 1570 e proseguì fino all'anno della morte, i due morirono a pochi giorni di distanza. Tale frequentazione dovette essere assidua perché il cardinale Alessandrino dal 1576 all'88 abitò, guarda caso, in Palazzo Colonna mentre stava realizzando la sua dimora, sempre sulla medesima piazza Santi Apostoli, l'attuale Palazzo Valentini, al cui fianco si trovava la casa di Scipione.
In una breve parentesi accenno all'identificazione che Adriano l'ha fatto della casa di Pulzone in quella che era stata la casa di Michelangelo. Tanto voleva presentarsi come artista aristocratico e affermato da volersi mostrare come erede del grande protagonista della pittura e dell'arte del Cinquecento romano. La casa a Massimo De Corvi fu abitata a lungo da Pulzone e dalla sua famiglia. Grazie alla familiarità e al vicinato con il cardinal Bonelli è probabile che Scipione avesse facile accesso alla sua dimora ed è possibile che fosse ammesso anche nella sua notevole biblioteca. In una ricerca che ho condotto nel tentativo di identificare quali letture potesse aver fatto Scipione, sono andato a consultare l'indice della biblioteca di Bonelli. I risultati non sono stati del tutto soddisfacenti, perché Bonelli effettivamente aveva dei trattati che riguardavano l'arte, ma non in particolare, ad esempio, non aveva il trattato di Giglio, e questo è un fatto significativo, vuol dire che l'ambiente che Pulzone frequentava non era del tutto orientato verso quella posizione e quell'orientamento, per così dire, censorio. Al di là di questa ipotesi, un indizio che secondo me invece è utile prendere in considerazione è che gli orientamenti culturali del Gaetano siano affini, da un lato, al secondo dei due dialoghi di Giglio, non il primo, quello che tutti gli storici dell'arte conoscono, ma il secondo, e poi il Galateo di Monsignor Giovanni della Casa. Non mi soffermo su questo, che richiede molto tempo, ma vorrei soltanto notare un aspetto che si attaglia molto bene a Scipione. Il letterato cortigiano, tra l'altro sappiamo che il Galateo si ispira a Baldassare Castiglione, il letterato cortigiano, potremmo dire l'artista cortigiano, quanto ai costumi e alle parti morali e civili, richiedeva per esso l'umanità, l'affabilità, l'umanità, la piacevolezza, la natura allegra e festevole, e in secondo luogo, questo è rilevante, che fosse cattolico, devoto, buon cristiano e che non fosse di eresia sospetta in qualsivoglia minima parte. È la posizione di Scipione, anche quello che Scipione ha voluto tramandare di sé. Non è un bacchettone legato all'ambiente più rigido, ma in fondo è un artista allenato, soprattutto perché è l'artista ufficiale del collegio, di molti membri del collegio cardinalizio, dell'aristocrazia romana e poi di molti membri di alcuni papi, che effettivamente ne fanno una specie di artista organico all'ambiente. Il modo di concepirsi di Scipione può essere ravvisato nel secondo dei due dialoghi di Giglio riguardante l'elevato livello sociale e intellettuale che spetta all'artista. Così dice Giglio: la pittura, arte sì bella e lodata da grandi e da piccoli, oggi ridotta in mano di gente povera e ignorante. E rarissimo sono i pittori del nostro tempo che non errino nel dipingere gli storici. Ciò non sarebbe avvenuto, prosegue Giglio, se l'arte fosse rimasta in mani nobili come avveniva nell'antichità. Tale questione era sentita in modo particolare da Pulzone, che vuole impersonare con il suo aristocratico portamento il ruolo di pittore cortigiano. Evitare le mode nelle frequentazioni, non al caso Baglione dice che gli mostrava sembianze di principe. Come ha chiarito Marco Pupillo, soprattutto negli ultimi decenni, egli rivendicò anche in ambito accademico un ruolo che riteneva degno del suo rango, con l'obiettivo di ammantarsi di uno stato nobiliare e di ammantare così la professione di un artista della stessa condizione. Nel coltivare questa ambizione è probabile che Scipione tenesse presente, come accennavo, al Galateo, ovvero dei costumi di Giovanni della Casa. Ho ricordato che Della Casa è morto a Casa Ricci e Scipione è stato, anzi
il ritratto di Ricci data 69, quindi già in un momento non della piena maturità, ed è quindi possibile che certe cose siano rifluite, quantomeno l'ambiente che gli frequentava può aver permesso di assorbire alcuni elementi di questa mentalità. Sin dai primi passaggi del libro di Monsignor Della Casa si dimostra l'utilità e i vantaggi che si traggono dai buoni costumi. Ciò offriva un pittore tanto legato alla concezione aristocratica della sua professione validi argomenti per i suoi obiettivi. Cito un esempio che probabilmente si ispira come idea ai concetti di proporzione, convenienza, armonia enunciati negli asolani di Pietro Bembo. Così dice Della Casa: voglio che sappi dove è convenevole misura fra le parti verso di sé, fra le parti e il tutto, quivi è la bellezza. E quella cosa veramente bella si può chiamare in cui la detta misura si trova. Ma ancor più vicino alla sensibilità di Scipione è un passaggio del secondo paragrafo del Galateo: devi sapere che ti conviene temperare, ordinare i tuoi modi non secondo il tuo arbitrio ma secondo il piacere di coloro con i quali tu usi, e a quello indirizzati, e ciò si vuol fare mezzanamente. Tale indicazione, oltre a corrispondere allo stile di comportamento del Gaetano, sembrava coincidere con la scelta professionale di adeguarsi senza piaggeria ma con duttilità alle aspettative dei suoi committenti. Egli infatti non temette di rifiutare richieste di autorevoli personaggi, tra cui il Duca di Urbino, ma quando si impegnava a dipingere un ritratto o una palla d'altare lo faceva assumendo in modo partecipe le diverse esigenze che gli si presentavano. Questa attitudine gli permise di conquistare la stima di grandi personaggi, tra i quali il segretario di Stato di Carlo V, già citato per Renaud de Carvel, che già nel 78 lo annoverava tra i migliori pittori contemporanei. Poi il comandante in capo della flotta cristiana a Lepanto, Don Giovanni d'Austria, inoltre i granduchi di Toscana, sia Francesco I con Biancacappella e poi li vediamo Ferdinando I con Cristina di Lorena nella serie aulica degli Uffizi. Tra l'altro notate la straordinaria raffinatezza del ritratto di Cristina con quegli accordi tra cromatici, argentei di tutto l'insieme, e poi quell'espediente caro a Pulsone del quadro nel quadro, che è un gioco erudito che rimanda al mondo classico. Naturalmente ho parlato dei papi, Sergio V, Gregorio XIII, si sa che ritrasse Sisto V, ma il ritratto non è stato rintracciato. Poi importanti cardinali già citati, i Corsini, gli Orsini, Colonna, i Caetani e molte altre famiglie. Questa capacità di adattamento, secondo Della Casa, riguarda anche la modalità del conversare, il linguaggio. Oltre a essere ordinato e ben espresso, deve rappresentare i modi, cito, le usanze, gli atti e i costumi di coloro dei quali si parla, sicché all'uditore sia avviso non di udir raccontare, ma di vedere con gli occhi fare quelle cose che tu narri. Quindi non udire un racconto, ma di poterle vedere grazie al racconto. Un'operazione in parallelo. Questo modo di relazionarsi, se trasferito dal linguaggio verbale a quello figurativo, si può in certo senso ravvisare nelle opere di Pulsone. Ma non solo nelle sue Madonnine, così rispondente a quel recupero di rappresentazioni iconiche e sottilmente arcaicizzanti, tipologia che si andava diffondendo negli ambienti aristocratici e in alcuni circuiti religiosi, ma secondo le ricerche di Lothar Sikel aveva conquistato anche artigiani, il santo,
Valentini di Scipione Pulzone e del Cavaliere Tarpino aveva più opere di devozione, e questo rivela anche che Pulzone non solo si serviva di uno dei grandi sarti della Roma pontificia, ma pagava in quadri perché naturalmente il costo era elevatissimo. Dicevo, non solo si vede questa adattabilità nelle Madonnine, ma anche in opere più impegnative come l'andata al Calvario, che Marcantonio Colonna aveva inviato in dono al segretario personale di Filippo II. L'immagine che noi vediamo probabilmente corrisponde alla replica fatta nell'83, cioè appena finito il quadro Colonna, per Ferdinando de' Medici, che vide attraverso i documenti, sappiamo questo, visto il dipinto, ne volle una copia, anche lui con l'idea di farne un dono per motivi diplomatici. Questa adattabilità mostra come in questo caso egli corrisponde alla sensibilità del destinatario, volgendo la sua cultura in direzione di un'austera e ispanica religiosità, quella appunto di Matteo Vázquez de Leca, che era il segretario di Filippo II. Monsignor della Casa non prende in esame argomenti riguardanti l'attività pittorica, ma è interessante osservare che si concentra sulla questione del linguaggio. Per dare una suggestione, così dice: le parole nel favellare disteso, come negli altri ragionamenti, vogliono essere chiare, sì che ciascuno della brigata le possa agevolmente intendere, e ciò è a ciò belle in quanto al suono e in quanto al significato. Perciò che così sarà inteso e non frainteso, siccome noi fiorentini, e qui tutto l'orgoglio fiorentino, diciamo, e di una puntura farai sovvenire all'uditore. Un riflesso di questo orientamento possiamo vederlo nell'opera di Pulzone, che rifuggiva da rappresentare dettagli incongrui e tanto più dall'inserire nei suoi dipinti brutture o disarmonie. È uno dei modi di reagire all'andamento del tardo manierismo, ed evitava ogni tipo di ambivalenze, la chiarezza descrittiva, l'intelligibilità del soggetto, il nitore delle forme, l'estrema cura del dettaglio, le movenze compassate e persino l'umanità fortemente individualizzata dei suoi personaggi sembrano lo specchio di un modo di vivere, di un linguaggio senza enfasi, senza doppi sensi o sbavature, che trovano nel Galateo la loro espressione più compiuta. Ciò non vuol dire che il Galateo divenne un manuale di riferimento per Pulzone, ma è probabile, come dicevo, che queste suggestioni di Monsignor della Casa, anche per mediazione dei committenti, abbiano pesato su di lui. In ogni caso è evidente che Scipione, oltre che per convinzione personale, scegliesse in base ai committenti e alle loro esigenze l'uso o meno di arcaismi, questo come lo definisce Zeri, un ritratto a stemma, questa sorta di fissità, per dare gravità allo stile e alla composizione dei suoi quadri. D'altra parte, il discorso sulla gravitas parte da Bembo e percorre tutto il Cinquecento. Il ricorso a registri espressivi diversi da parte di Scipione si ravvisa anche in opere contemporanee. Scipione aveva una contemporaneità di stili e di impostazioni, e per altro verso, dicevo, l'adattabilità ai committenti. Un esempio è dato dal dittico commissionato da Marco Antonio Colonna per l'altare di famiglia oggi distrutto in San Giovanni in Laterano. Le due immagini, la Maddalena e il Papa Martino V, erano in origine attaccati sul retro, combaciavano sul retro. La Maddalena penitente, ora leggibile nelle sue splendide cromie grazie alla pulitura, rivela il desiderio di Pulzone di farsi apprezzare come artista aggiornato e talentuoso, che sa aggiungere una formula sua propria fondandosi su illustri modelli.
Data la libertà che il committente gli aveva concesso riguardo all'iconografia, possiamo cogliere il fatto che non solo Punzone aveva una certa autonomia, ma che nel 1574 il cosiddetto controllo censorio da parte dell'autorità ecclesiastica non veniva esercitato. Leggo una frase di una lettera del vescovo Garimberti, attenzione, il mediatore con Punzone è un vescovo, quindi un'autorità ecclesiastica. Scrive al Colonna il 6 luglio 1574. Quanto poi al padre di pittura, me ne rimetto alla fantasticheria di Scipione per non avermi a condurre in steccato con lui. Non solo Scipione era un bel carattere che non si faceva imporre i soggetti e le iconografie, ma questo rivela che un vescovo a quella data, a 10 anni dalla chiusura del concilio e dalla emissione del decreto sulle immagini, esisteva una certa libertà degli artisti che evidentemente va riconsiderata almeno nel quadro dei decenni successivi al concilio, che mette in discussione una visione, per così dire, unilaterale e semplificata. Peraltro il Cardinal Savelli nel 64 aveva già iniziato la visita apostolica, aveva dato delle indicazioni, ma non si era soffermato sulla questione delle immagini. E quando Clemente VIII fece la visita apostolica al Laterano nel 92, non fa alcuna osservazione sulla Maddalena, nonostante i segni della Santa siano per metà scoperti. E tra l'altro l'altare era proprio altezza d'uomo, perché era un altarolo in mezzo allo spazio del transetto, quindi era ben visibile, non c'era possibilità, diciamo, di confusione nell'osservare l'immagine. Punzone rielaborò in chiave romana un tema interpretato da grandi maestri veneti. Zeni, come sappiamo, nel rintracciato un prototipo della Maddalena donata al cardinale Alessandro Farnese nel 1567, ma la composizione e l'intonazione più fredda e malinconica sembrano evocare qualcosa di questa tela del Veronese, o quantomeno di una sua derivazione. Si potrebbe ipotizzare un viaggio di Punzone a Venezia, non c'è motivo per escluderlo, in tutti gli anni che non conosciamo potrebbe aver compiuto un viaggio di questo tipo per la sua formazione, in ogni caso potrebbe aver conosciuto opere venete a Roma in un tempo in cui ce n'erano parecchie. Il ritratto di Martino V, che fa il suo pandan, ha invece un'iconografia obbligata. Il profilo rigoroso del volto rivela che fu chiesto al pittore di riprodurre le fattezze di Ordone Colonna a partire da un precedente ritratto oppure da un conio, una medaglia quattrocentesca. Del resto è nota la consuetudine di presentare gli uomini illustri riproponendone le vere effigies, così come aveva fatto Paolo Giovio e andavano facendo i medici e altri collezionisti del tempo, in linea con i trattatisti e cultori delle antichità, da Andrea Vico a Federico Borromeo. Nonostante l'impostazione schematica dell'insieme e l'arcaismo del volto, Scipione non rinunciò a rappresentare in modo naturalistico la figura del Papa e il suo inginocchiatoio, così da conferire la specifica connotazione materica a ciascuno dei pregevoli tessuti delle vesti, del drappo e del cuscino azzurro. Questa sorta di bifrontismo proviene certamente dall'intento, come dicevo, di corrispondere ai committenti e dimostra come Gaetano riuscisse con disinvoltura a giustapporre questi schemi arcaici con il tentativo di una pittura, diciamo, in direzione naturalistica. Questa attitudine, questa adattabilità, ricorre in termini diversi nella Immacolata con Angeli e Santi, oggi a Ronciglione, era fatta per i Cappuccini di Roma, ma quando la chiesa dei Cappuccini fu ricostruita, quella attualmente a Via Veneto, il quadro emigrò. Gli fu commissionato da Porzia Orsini dell'Anguillara, vediamo il rapporto con gli Orsini. La pala
aveva l'intento di incrementare il culto immacolistico di cui i francescani erano sostenitori e di porre Andrea Cesi, figlio di Porzia, del violento Palio di Paolo Emilio Cesi, la povera Porzia aveva un marito corrotto e violento e quindi aveva l'idea di proteggere il bambino sotto la protezione appunto dell'Immacolata e di alcuni santi. Gli anacronismi compositivi sono però assorbiti in un solido impianto neoraffaellesco. Si combinano in questa pala due volontà distinte: armonizzare l'iconografia popolare della Vergine tra gli angeli e i simboli lauretani, evidentemente suggeriti dai cappuccini e sono indicativi confronti di quelle incisioni, con una riformulazione elegante e raffinata di modelli del Rinascimento. Infatti, la Madonna di Foligno è un termine di confronto, così come Raffaello resta per Scipione Pulsone un riferimento imprescindibile. L'altra figura che Zeri ha evidenziato, naturalmente, è Sebastiano del Bronco, poi Marcello Venusti. Dovrei citare troppi nomi. Naturalmente anche nel paesaggio c'è un elemento tratto dalla pittura fiamminga, quindi una serie di elementi armonizzati in una nuova composizione di tipo schematico. Questa impostazione fu poi riproposta nelle pale di Milazzo e di Mistretta, qui ne vediamo una, è dell'88 la seconda, che deriva dalla volontà dei cappuccini siciliani e quindi in questo senso riadattò per la provincia un modello già sperimentato a Roma. Meno segnata da schematismi, ma non da richiami al primo Cinquecento, è la grande pala di San Silvestro al Quirinale. Come ha chiarito Paolo Prodi, i committenti si premurarono di consultare autorevoli esperti, Sirleto, Antoniano, Paleotti e Sigonio, per garantire la corretta interpretazione di un evento, l'Assunzione, messo in discussione dai protestanti. Pulsone riuscì a conservare una certa autonomia ideativa senza disattendere del tutto le richieste fatte. Seguì solo in parte le indicazioni ricevute e calibrò le scelte iconografiche. La sfera celeste è nettamente separata da quella terrena e, mutando la tradizionale raffigurazione, la maggior parte degli apostoli non guarda verso l'assunta, ma compone una sorta di sacra conversazione. Sono i teatini, e i teatini erano noti per la loro vocazione anti-ereticale e quindi favorevoli a immagini senza errori e senza licenze, ciò nonostante i committenti fossero tra i più rigidi, Pulsone mantenne una certa autonomia di impostazione e quindi anche nell'ideazione dell'immagine. Vediamo, scusate, ai lati le fonti di ispirazione. Le Assunzioni di Andrea del Sarto, Passerini e Panciatichi, e dall'altro, non mostro le immagini, solo come riferimento di una certa solennità e monumentalità, sono gli arazzi di Raffaello e la produzione del Tardo Urbinate. Un elemento interessante riguarda la rappresentazione della Vergine. Avendo libertà di scelta tra un aspetto senile e uno giovanile, la risposta di Antoniano sulla base dei consigli di Sigonio e Paleotti, si può fare senile o giovanile, sarebbe meglio però senile, e gli optò per una raffigurazione di tipo simbolico. Quindi, mancando di aderire alla verità storica che Paleotti aveva propugnato. Diversamente da del Sarto, che nell'Assunzione Panciatichi aveva reso anziana la figura di Maria, Scipione continuò a ignorare questo dato anche nell'omonimo dipinto
di Santa Caterina de' Funari, cioè non solo in questa di San Silvestro, ma anche nella successiva. Le mediazioni operate nella pala di San Silvestro, tese a conciliare la pittura religiosa rinascimentale con le nuove esigenze storiche e teologiche, mostrano come il Gaetano si collochi in una fase di ricerca ancora aperta che non permette di considerarlo come artista, cito Zeri, che mirava a raggiungere un finale approdo della pittura sacra, e tantomeno di catalogarlo come ufficiale esponente della Controriforma. Ho detto infatti che non si attiene alle prescrizioni paleottiane e invece continua a mantenere, seppur sempre più moderata, una sua autonomia espressiva. Per volgere rapidamente alla conclusione, la dimensione acronica in Scipione, non rapidamente, allora è importante rilevare un aspetto. Non è Scipione colui che introduce o reintroduce gli arcaismi nella pittura religiosa, ma non è necessario che in questa sede io lo esponga, gli arcaismi restano durante il Rinascimento e nel corso del Cinquecento, in particolare per mettere a fuoco il momento in cui opera Scipione, è Girolamo Sicciolante a usare queste formule, peraltro ispirandosi a modelli raffaelleschi, Giulio Romano, Sebastiano del Piombo, e quindi rielaborando dei modelli del pieno Rinascimento. Ed è allora interessante vedere l'interpretazione che ne dà Scipione. Nella Madonna col Bambino della Sacra Famiglia Borghese, celeberrimo dipinto che voi vedete dopo la pittura, ha acquistato una profondità che prima non si percepiva. I quadri, quando non vengono puliti, sembrano più dimensionali di come appaiono in realtà. E qui c'è una volumetria, è chiaro, lo spazio è compresso e ridotto, ma basta notare come sia le cromie sia le figure tornite circondate da questa luce, anzi messe in evidenza da questo fiotto di luce che viene dall'alto a sinistra, ma anche il bagliore sul fondo evita quest'idea del fondale scuro, quasi fosse invece un elemento che spinge a una lettura cronica dell'immagine, cioè senza tempo. Dunque, il confronto con il pannello centrale del trittico da Cordoba di Girolamo Sicciolante, che oggi si trova nella Galleria Colonna, mostra come in precedenza, 1565, in questo caso è sfuggita la datazione della didascalia, 1565, cioè siamo a un ventennio prima di Scipione. E Scipione quindi fa evolvere questa dimensione articolandola, affinandola, e notiamo che naturalmente l'ispirazione ideale a Raffaello, la Madonna Canigiani, è soltanto uno degli esempi che si potrebbe fare per dire la compattezza di queste figure e la scelta dei personaggi, l'anziana Sant'Anna e San Giuseppe, così, no, forse Elisabetta, scusate, e San Giuseppe che è al lato della Vergine. Ma quindi il riferimento a Raffaello, il passaggio attraverso la pittura del pieno Cinquecento, ma per una formulazione nuova. La Sacra Famiglia non è un dipinto di destinazione pubblica e si avvicina al genere del Madonna col Bambino, le piccole teste di Vergine che erano tanto apprezzate per la loro finezza esecutiva e il loro valore devozionale. Sono queste soprattutto le pitture senza tempo, come la Madonnina che abbiamo visto prima, vale a dire, ecco, questa produzione che tra l'altro probabilmente fu estesa, nel studio degli inventari è emersa una documentazione molto copiosa di Madonne e di soggetti religiosi di piccole dimensioni di impulsione, di cui almeno una ventina è da considerare attendibile, quindi sono molto di più di quelle che conosciamo.
conosciamo Erode, forse qualcosa si potrà scoprire in seguito. Anche la celebre crocifissione di Santa Maria in Vallicella, che veniva considerato un campione di questa dimensione acronaca, in realtà dopo il restauro ha evidenziato non solo la profondità, quindi in basso sono emersi elementi del Golgota con le pietre, ma poi analizzando lo sfondo ci si è accorti che Bolzoni ha voluto fare un buio fitto, non è nero, ma sono una serie di venature scure che evidentemente in origine più che oggi danno il senso di un'oscurità la notte calata al momento della morte di Cristo. Quanto di più aderente quindi al testo biblico e quanto di più aderente a una dimensione naturalistica, tra virgolette, si dovrebbe discutere di cosa vuol dire in questa data naturalismo, ma una tendenza naturalistica che noi vediamo in Bolzoni. Certo, con degli anacronismi iconografici. D'altra parte, chi ha mai pensato di dire che è anacronistico il dipinto di Tiziano ad Ancona, dove c'è quel San Domenico abbracciato in basso e che evidentemente riprende un modello tipico ideato o meno lanciato dal Beato Angelico nella famosa crocifissione di San Marco a Firenze? È una tipologia, è chiaro, il modello individuato da Zeri è indubbio, è Tiziano, e vediamo allora anche il rapporto con la pittura veneta, e quindi bisogna stare attenti a dire l'arretratezza di un pittore quando poi il grande maestro conterrebbe una, tra virgolette, arretratezza di questo stesso tipo. Confrontando la Pala della Vallicella con la Pietà del Metropolitan di New York, che Scipione aveva dipinto per la Cappella Bellini al Gesù, si trovano strette analogie nella composizione delle figure. Queste analogie sono dovute alla contiguità del soggetto, crocifissione e deposizione, e a una certa prossimità cronologica, ma anche a una diversa concezione dell'immagine. C'è una medesima adesione alla narrazione evangelica del testo di Giovanni, ma si coglie anche l'eco della composizione oggi, come è stato notato, la precisa ricostruzione mentale di un episodio di fondamento biblico codificata da Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, che tra l'altro gli esercizi prevedevano una meditazione anche su questo mistero della vita di Gesù. Sia la connotazione ambientale, il paesaggio visto dal Golgota attraverso l'esterno di Gerusalemme, sia quella del tempo, al diradarsi del buio appare l'ora del tramonto, corrispondono infatti al metodo ignaziano della composizione visiva del luogo e mostrano l'adeguamento di Bolzoni alla spiritualità gesuitica, all'interno della quale l'ambiente fisico e la posizione geografica sono tutt'altro che marginali. È un indirizzo che caratterizza i cicli pittorici realizzati nel tardo Cinquecento delle chiese romane della Compagnia, ma non solo Santo Stefano Rotondo, San Vitale, ma anche al Gesù nella Cappella della Madonna della Strada. Le storie della Vergine non mancano di precise ambientazioni. Anche qui il restauro, se voi vedete questa annunciazione che sembrava bidimensionale, ha fatto emergere la prospettiva del pavimento. E dunque è un'apparizione dell'angelo in un ambiente fisico preciso, quello concepito secondo la composizione oggi, quindi immaginare nel presente qualche cosa avvenuto nel passato. I sette dipinti della Cappella della Madonna degli Angeli sono di solito attribuiti, si mette Giuseppe Valeriano, Scipione Bolzoni, anche Scipione Bolzoni e Giuseppe Valeriano. Zeri non dice questo, ma sono quelle vulcate che si tramandano. I quadri sono tutti di Giuseppe Valeriano e, come si può notare in quel disegno a sinistra che si trova al Louvre,
quel disegno non è di Pulzone ma di Giuseppe Valeriano, che è l'ideatore e l'esecutore delle fare. E dunque un elemento importante, che poi messo a confronto con le fonti, chiarisce che Pulzone in quel caso fu chiamato soltanto a dipingere alcuni belli, nobilissimi drappi, dice Baglioni. Quindi sono sette tavole, e è bello andarle a vedere a Gesù, perché ora completamente restaurate si apprezzano incredibilmente per la monocromia, e Valeriano aveva un gusto cromatico affine a quello di Pulzone, anzi possiamo dire che forse lo arricchisce proprio grazie alla vicinanza di Pulzone. È quindi un'altra cosa che va rivista nell'idea di Pulzone: togliamo Pulzone dalla sovrapposizione a Valeriano, perché sono due personalità che si accostano e sono profondamente distinte. Ma cosa curiosa, nelle recenti ricerche che cosa è emerso? Non solo è apparso sul mercato un bel foglio con l'angelo annunciante, che è di Valeriano. Guardate gli angeli che corrispondono, le nuvolette con le testine corrispondono a quelle a destra, e guardate invece questo bel dipinto olio su carta che rivela invece la mano di Pulzone. Ha fatto il modellino. Dopo che Valeriano aveva composto l'opera e aveva cominciato a eseguirla, a lui è chiesto di intervenire soltanto sul drappo verde dell'angelo. E come fa a prepararlo? Lo studia con questo momento, diciamo, preparatorio, tra l'altro dipingendo olio su carta, proprio per vedere gli effetti traslucidi e quindi per studiare poi il risultato definitivo. Sono tutti elementi che ci aiutano quindi a comprendere meglio Scipione e a liberarlo definitivamente da certi schematismi e luoghi comuni. Dicevo che Scipione Pulzone non è stato un grande innovatore, ma ho parlato di prudente sperimentatore, prudente, pittore cortigiano, adattabile, come ho cercato di dimostrare. Non per questo un personaggio privo di personalità o semplicemente sottoposto a una cultura restrittiva o a determinati precetti vincolanti. Ci avviamo così alla fine con l'ultima opera lasciata incompiuta da Scipione, l'Assunta di Santa Caterina dei Funari, sulla quale naturalmente non mi posso soffermare su, più di tanto, ma è utile per cogliere un'altra intuizione di Zeri. Scipione non contribuì soltanto a preparare il terreno al dirompente naturalismo di Caravaggio, ma anche si avvicinò alle premesse del raffinato classicismo di Annibale Caracci. Zeri infatti ha notato nell'Assunzione della Chiesa dei Funari, dipinta per la confraternita di Santa Caterina della Rosa, ha notato una purezza di colore, una scansione delle figure degli apostoli di essenza e significato così classico da potervi rintracciare alcuni modelli che ricorrono in Carlo Maratti. Questo testamento pittorico, rimasto parzialmente incompiuto alla morte del Gaetano, prese posto sull'altare soltanto nel 1604, cioè 6 anni dopo la morte del pittore, e di certo non sfigurò a confronto con la Santa Margherita che Annibale Carracci aveva da poco tempo realizzato per la medesima chiesa. In tal modo Scipione lasciava la sua eredità, quasi affacciandosi alla nuova stagione artistica che aveva contribuito a preparare, ma che non ebbe tempo di vedere. Grazie. Ad Alessandro Dunque per questa domanda straordinaria, dopo la discussione, ringrazio anche perché nonostante avesse problemi, ha fatto questo sforzo di ritardo, è riuscito a essere per noi, e meglio non potevamo festeggiare questa festa. Grazie veramente, grazie a tutti voi e buona serata.